Miglio per anziani di categoria E in 9 al via, l'allineamento appare praticamente perfetto, i cavalli scurvano sulla retta di fronte e si va a partire. Fase iniziale naturalmente determinante, c'è una buona partenza per linee interne di Lovelock Rock che prova ad assumere il comando, però di fuori c'è il capitano Nick Dei Fiori con Gasparello Verde. Vedremo adesso cosa decideranno i due, se l'uno manderà l'altro come in fase di presentazione aveva un po' prospettato, cioè che Nick Dei Fiori potesse avere via libera. Così è infatti, Nick Dei Fiori dunque al comando nei confronti del favorito Lovelock Rock, ha chiuso a quota di 1,85 in terza posizione, è riuscito a filtrare Impress B, davvero bravissimo Lorenzo La Rosa. Nel frattempo c'è scambio al vertice della corsa con Lovelock Rock che chiede ed ottiene strada dal compagno di allenamento Nick Dei Fiori. Comunque si è andati forte sul mio cronometro, meno di 44 per i primi 600 metri, quindi si viaggia a media di poco superiore all'1,13 almeno per quanto riguarda i primi 600 metri. Adesso Lovelock Rock con Luciano Messineo proverà a prendere un po' in mano. Impress B non può che assistere perché corre solo di spunto e la presenza di Nick Dei Fiori in seconda posizione potrebbe creare qualche problema. Naviga all'esterno Rietta Jet, prova la terza ruota ma sbaglia l'Anario Jet, sostituito da, se non vedo male, dovrebbe trattarsi del numero 8 Nabucco Jet, che prova ad affiancare Nick Dei Fiori. Adesso dovrebbe avere la destra libera Impress B, infatti Lorenzo La Rosa sempre molto sveglio, attento e pronto a spostare per avere appunto la possibilità di sprintare. I cavalli si avvicinano all'ingresso in retta d'arrivo con Lovelock Rock, apparentemente padrone della situazione, mentre si profila in terza ruota Impress B per lo spunto conclusivo. È libero anche Nick Dei Fiori, quindi siamo alla fase finale con Lovelock Rock che ha salutato la compagnia per andare a vincere nettamente, un po' stanco Nick Dei Fiori che comunque prova a difendersi da Impress B, e l'impressione che sia riuscito a difendersi. Dunque ha vinto il favorito ancora una volta come alla prima corsa, Lovelock Rock, 1,85 la quota, la guida di Luciano Massineo e il training di Lucio Colletti, scusate, mentre il proprietario è Giuseppe Vassallo. Mentre per il secondo posto, beh, forse Impress B ce l'ha fatta a battere Nick Dei Fiori. Dunque 4-9-7 l'ordine d'arrivo ufficioso della seconda corsa di Palermo.